Se lui ci ha raccontato un po' come vanno le cose. Io adesso, prima delle conclusioni del Presidente di Consumers Forum Fabio Picciolini, siccome abbiamo qualche minuto da spendere, da dedicare a qualche intervento del pubblico, quindi ecco, se c'è qualcuno che vuole intervenire, vedo importanti esponenti del mondo consumeristico. C'è Oscar Farinetti che staziona al di fuori, il padrone di casa, diciamo. Se c'è qualcuno che vuole appunto intervenire, gli argomenti sono tanti, ovviamente come in tanti dibattiti è stato difficile coordinarli perché poi si passava da argomenti macro a argomenti micro, ma insomma gli spunti ce ne sono tanti. C'è il primo che chiede di parlare, se gli riusciamo a far avere un microfono. Sì, c'è anche questo. Buongiorno. Volevo chiedere all'onorevole De Castro, visto queste impennate dei prezzi, com'è possibile far ricadere anche sui produttori primari, gli agricoltori, questi aumenti che a volte sarebbero salvifici, visto che vivono per lo più ai margini e la metà della popolazione mondiale, la più povera, che sono appunto vive in ambiente rurale, è disponibile ad andare a vivere da ultimo arrivato nelle periferie delle megalopoli. Io ti ringrazio davvero molto, perché su questa domanda c'è una riflessione importante che purtroppo, un po' per i tempi televisivi, un po' perché è difficile approfondire, non andiamo mai a fondo. In realtà, se tu prendi i dati Eurostat dei redditi agricoli nei 4-5 paesi europei più importanti e vai a vedere l'andamento dei redditi, parlo di redditi agricoli, sono l'indagine RICA che fa l'Europa, quindi sono circa 35.000 aziende agricole in ogni paese europeo, che si va a vedere proprio i bilanci di queste aziende e vedere come sono andati i redditi di queste aziende agricole. In corrispondenza degli andamenti dei prezzi delle materie prime, tu vedi che come aumentano i prezzi dei prodotti agricoli, ovviamente aumentano i redditi degli agricoltori, con una o poche differenze. L'Italia. Questa, quindi ti rigiro la domanda, perché la risposta richiederebbe un convegno a sé, dal mio punto di vista. Come mai, quando i prezzi aumentano in tutto il mondo, insomma in Europa, noi abbiamo un miglioramento e addirittura un aumento, in alcuni casi straordinario. L'ultimo è quello dell'aumento dei redditi degli agricoltori francesi, più 17% 2012-2011, o addirittura degli agricoltori tedeschi che hanno superato il 20% di aumento del reddito. Italia, meno 2, meno 1. Quando va bene, meno 1, meno 2, sono meno 15. Quindi l'Italia è il paese che assorbe nel calo dei redditi di più di tutti. Quando i prezzi scendono, i redditi agricoli scendono; quando i prezzi aumentano, i redditi agricoli non aumentano, aumentano però dappertutto. E allora questo innanzitutto ci dice, non ti rispondo alla domanda perché è un convegno che ci vuole, ma ti posso dire questo, che innanzitutto una correlazione esiste ed esiste in tutto il mondo. I farmer americani non sono mai stati così ricchi come in questo periodo. Sarà bene un motivo, no? E loro sono grandi esportatori, quindi è chiaro che dall'aumento dei prezzi beneficiano moltissimo. Il problema è legato alla struttura della nostra agricoltura e alla difficoltà della nostra agricoltura di agganciare e di trarre vantaggio, reddito, da questi aumenti dei prezzi, che altri paesi invece hanno. Noi non ci occupiamo mai di questo problema, ci occupiamo sempre, ed è positivamente che lo facciamo, di come migliorare la qualità dei nostri prodotti e quindi come riuscire a spuntare dei prezzi più alti al consumo, ma non riusciamo ancora ad aggredire, diciamo così, con delle politiche nazionali, perché evidentemente non è la politica europea che ci può risolvere questo problema, se tre quarti dell'Europa questo problema non ce l'ha, almeno non ce l'ha connesso con l'abbiamo noi. Invece non lo affrontiamo nel versante nazionale, e cioè di come riuscire a far agganciare i nostri agricoltori a queste dinamiche, perché loro non riescono ad agganciarlo. C'è una domanda che cresce, i prezzi aumentano e loro addirittura in alcuni casi abbandonano addirittura la terra. Noi abbiamo la forza della terra nel mondo e in alcune zone del nostro paese vengono abbandonati per terra. Noi abbiamo prezzi che aumentano, redditi che aumentano e noi abbiamo agricoltori che soffrono e che chiudono. Allora il problema dovrebbe essere come riuscire a mettere al centro la riorganizzazione del sistema produttivo italiano. Noi non affrontiamo quasi mai questo tema, non voglio però occupare troppo. Fare una politica vera italiana. Brava. Dell'agricoltura, sono anni che scarichiamo ci sempre su queste cose, siamo il paese che fa le cose migliori, eccetera, ciò nonostante ci ritroviamo dopo 20 anni allo stesso punto.
Antonini ha perfettamente ragione, purtroppo non c'è però il dibattito su questo. Non c'è dibattito, noi tutte le volte che ne parliamo ci fermiamo sul tema della qualità, che ripeto, non mi adesso non voglio essere frainteso. La qualità è importantissima, è una condizione necessaria, la distintività, ma non è sufficiente. Questo è l'elemento che noi non capiamo. Non basta fare i prodotti, se non siamo poi capaci di venderli nei mercati dove c'è domanda, di trarre reddito da quei prodotti, una DOP in più o una qualità in più, non ci risolve il problema. Ci vuole la capacità organizzativa, le nostre imprese questa capacità organizzativa o di filiera alle volte non ce l'hanno, non ce l'hanno, e quindi c'è un problema che assolutamente va affrontato, così come va anche affrontato ovviamente una analisi seria di quello che è il nostro paese, perché se noi vogliamo essere una grande potenza, quale siamo, esportativa, ricordo proprio qualche giorno fa in una trasmissione con Oscar collegato da San Paolo, ne abbiamo affrontato e lui giustamente ha posto uno dei temi cruciali su cui non discutiamo mai. L'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non ha nessuna struttura di retail o distributiva all'estero, non ce l'ha. Questi 32 miliardi di euro di esportazioni che facciamo, che sono tante, sono veramente delle aziende che andrebbero premiate, perché se non hanno strutture distributive, non hanno una capacità organizzativa di un sistema come hanno altri paesi europei, ciò nonostante i passi di crescita delle esportazioni continuano ad esserci. Sono veramente da andare a prendere uno a uno chi fa quei 32 miliardi, chi fa i 4,7 miliardi di vino che esportiamo in Italia. Andiamo a vedere questi campioni, perché questi, nonostante tutte le difficoltà e nonostante l'assenza di una catena distributiva estera, che come hanno i francesi quando dice andate a vedere le esportazioni, adesso si sta parlando di Cina per il vino, no? Per questa idea di metterci dei dazi, credo ne abbiate parlato bene. Andate a vedere quanto esportano i francesi e quanto esportano gli italiani prodotti alimentari. Come mai i francesi sono straordinariamente più avanti di noi? Pure mica c'hanno il Made in Italy come ce l'abbiamo noi. Poi andiamo a vedere qual è la catena distributiva più diffusa in Cina, nelle grandi capitali, guarda caso si chiama Carrefour, ed è una catena distributiva francese. E non è per campanile che lo fanno, attenzione, non è per campanile, questo lo dobbiamo sottolineare anche a merito delle strutture distributive. Lo fanno per un consolidato sistema di rapporti che hanno. Allora, quando devono rifornire 40 ipermercati a Shanghai o a Pechino, il sistema degli acquisto dei prodotti si riporta a quello che c'ha in casa. È un fatto di semplicità. È come quando oggi stiamo dicendo utilizziamo le catene straniere che stanno in Italia per portare i prodotti italiani all'estero. Auchan sta facendo delle esperienze in questo senso in Russia e in diversi paesi interessanti. Quindi si può fare tutto. Però bisogna innanzitutto capire qual è il problema. Non basta la qualità, bisogna mettere accanto alla qualità la capacità organizzativa. Un esempio ce l'abbiamo proprio qua dentro. Questo è un esempio di come la qualità delle nostre eccellenze alimentari è stato messo assieme a una straordinaria capacità organizzativa distributiva in Italia e all'estero. Sarà un piccolo esempio, però se ce n'avessimo 100 di Italia in giro per il mondo, qualche cosina comincerebbe a esserci. Ecco, noi invece abbiamo dei pionieri, delle aziende straordinarie che vanno lì a incontrare questi centinaia di importatori di prodotti alimentari che li vogliono i prodotti italiani, perché l'Italian Sounding, di cui parliamo spesso, è la fotografia della nostra inefficienza, non è soltanto un problema di non rispetto delle regole, guardatela anche dall'altro lato della medaglia, perché gli americani non sono mica stupidi, non è che pigliano la mozzarella del Wisconsin se dicono caspita quanto è buona, preferisco quella piuttosto che la nostra bufala campa, non è così, è semplicemente perché non la trovano o ne trovano poca e quindi vanno a prendere lì dove c'è. Quindi sotto questo profilo noi abbiamo delle praterie, una vera miniera d'oro, però bisogna rendersi conto che accanto alla qualità occorre una capacità organizzativa, logistica, di filiera che pochi in Italia ci hanno, e meno male che ce l'hanno, perché comunque i risultati ci sono. Domanda più semplice. Non ho bisogno del gelato, ma purtroppo. No, è meglio. Allora direi che può essere l'ultima perché per domande e risposte, se no facciamo troppo tardi, prego. Allora, una cortesia soltanto. Mi può spiegare perché ci sono state tante notizie negli anni passati, pomodori, tonnellate di pomodori buttate nel campo, pere buttate nel campo. Ma allora,
lo spreco, adesso si rivolge l'attrezzo che si usava una volta in boomerang sul consumatore, perché stai attento. Ma riusciamo a capire questa, c'è un mago che fa queste campagne di pubblicità, oppure si è perso tutto, non abbiamo più la sintesi. Prima si parlava mente sano in corpo sano. Grazie. No, beh, è quello che un po' dicevo, se uno a vedere diciamo l'epoca delle eccedenze, l'epoca delle montagne di furro, di latte, di agrumi, è un'epoca che oramai è passata, è finita. Noi queste eccedenze oramai non ce le abbiamo, o perlomeno non sono più strutturali come le abbiamo avute per 40 anni di PAC. La PAC è stata messa sotto accusa perché eccessivamente protezionista, perché ha prodotto eccedenze. Se vuoi leggerla con un'altra faccia, dice: ma è stato uno straordinario successo, perché se doveva aumentare la produzione nel dopoguerra lo ha fatto, e però a un certo punto il tasso di crescita, per parecchi decenni di crescita dell'offerta, è stato superiore al tasso di crescita della domanda, quindi eccedenze, quindi le quote latte, quindi il set aside, quindi le ruspe. Quest'epoca è finita, e questo è l'elemento nuovo, non è finita da tantissimo. Se vedete i dati, c'è proprio la fascia delle curve dei prezzi, lo fa vedere, dal dopoguerra fino alla seconda metà degli anni 90, i prezzi dei prodotti agricoli a moneta costante scambiati nel mondo sono sempre calati. Dalla seconda metà degli anni 90 questo fascio di prezzi vanno su, e vanno su inesorabilmente, e continueranno ad andare su, perché il motore di questo andamento, ripeto, è lo squilibrio tra domanda e offerta. Da qui si parte, da qui è cambiato tutto, da qui naturalmente devono ancora cambiare le politiche. Noi siamo ancora con in testa quella idea di, diciamo, di abbondanza che ha generato le tante politiche che oramai, ripeto, vanno profondamente cambiate. Noi stiamo ancora a discutere di quote latte, quando l'India, il più grande produttore al mondo, l'anno prossimo diventerà importatore netto di latte. Questo sconvolgerà i prezzi del latte nell'arco di 3-4 anni. C'è stato un interessante congresso internazionale fatto in Italia da una, dalla CLA, c'erano tutti i grandi produttori, fortuni, gli stranieri, australiani, eccetera. Gli scenari di prezzo del latte sono paurosi per i consumatori, e voi invece i produttori stanno organizzando. Altro che 25 centesimi. Perché? Perché non c'è più nessuno nel mondo che esporta, sono tutti diventati importatori. Se voi guardate nel panorama, Cina è importatore netto, India è importatore netto, Europa è importatore netto, sono tutti importatori. E chi è che esporta? Oramai è rimasto Sud America, Nord America e qualche cosina la Russia. Bisogna ovviamente rimettere al centro il tema del potenziale produttivo. Ecco perché ha detto che questa PAC che stiamo vedendo un po' vecchia. Allora, prima di passare la parola al Presidente Picciolini, appunto avevamo evocato la presenza di Oscar Farinetti, che non mi pare sia timido, quindi non so perché sta lì fuori. No, stavo fuori perché devo lavorare, io sono a fare anche il cameriere. Cioè, no, io vi ringrazio molto per aver organizzato. Noi ci teniamo molto che cose di questo tipo vengano...